Aibò! E va bene. Bentrovati! Ciao a tutti! Sì, sono senza voce, come potrete ben notare. E sono senza voce da quando mi sono trasferita qua a Parigi. Perché sì, sto vivendo a Parigi. Hey! E sì, sto lavorando a Disneyland Paris. Hey! E adesso andrò a rispondere a tutte le domande che mi avete fatto. Ma prima permettetemi di ringraziarvi 325.000 volte perché finalmente abbiamo raggiunto e superato, rullo di tamburi, la soglia dei 2.000 iscritti al canale. Yuppie! Verso l'infinito e oltre! Su Facebook, ecco, seguitemi su Facebook, seguitemi su Facebook, seguitemi su Facebook, seguitemi su Facebook. Dopo aver postato delle foto, magari delle frasi sul mio nuovo lavoro. Ci sono stati molti, molti complimenti, quindi grazie, grazie mille. Mi imbarazzano un po' queste cose. Ci sono state anche molte frasi tipo: che fortuna che hai, che invidia, ah, come vorrei essere al tuo posto. Ragazzi, cioè, non è che io sto andando in vacanza. La fortuna, se si può chiamare fortuna, io me la sono creata. Cioè, mi sono alzata dalla sedia, sono andata a fare i casting, sono andata a fare i colloqui e poi è successo quel che è successo. Però, insomma, se non ci provate, di fortuna c'è ben poco, voglio dire. E l'invidia di che? L'invidia di stare lì? Sì, perché? Cioè, nel senso, l'invidia di entrare gratis, ma io sto andando a lavorare, non sto sicuramente andando sulle giostre o a mangiarmi le caramelle, eccetera. Quindi, ti ringrazio lo stesso perché so che erano intenzionalmente buone, nel senso lo capisco e grazie lo stesso. Una domanda che mi avete fatto in tantissimi è se farò ancora dei video mentre sono qui. Certo che sì! Ho fatto una sfilza di video only for you, di cover, videoblog, continuerò a farli da qua. E vi dicevo di seguirmi su Facebook proprio perché un video non ho potuto caricarlo su YouTube per questioni di copyright, quindi seguitemi lì perché tra l'altro è un video che in molti mi hanno chiesto. E non vi dirò più niente. Dove lavori e che mansione svolgi? Come commessa in boutique nel parco principale di Disneyland. Praticamente nello specifico giro 4 boutique. Le prime due del parco, Plaza East e Plaza West, e le ultime due prima di Main Street USA, Ribbons e Storybook Store. Magari preventivamente aggiungetemi sul profilo privato Eiko Sayuri su Facebook e magari scrivetemi quando avete intenzione di venire, così posso dare dei consigli o cose del genere, insomma. Dove vivo? Al momento vivo alle Pléiades, che è il residence per i contratti a tempo determinato a Disneyland, ma visto che io ho un contratto a tempo indeterminato, mi dovranno spostare negli altri residence, sempre loro. Comunque sono in camera con un'altra ragazza, Melissa. Bonjour, Melissa. Non so se vedrà mai questo video, però io lo saluto lo stesso, perché è troppo caruccia! La casa è piccolina, sono 20 metri quadri, però c'è tutto, cucina, cioè come potete vedere, insomma, io devo ancora disfare le valigie, ma non le disfo perché tanto non ci sta niente, non so dove mettere la roba. Mamma, ciao, se stai guardando questo video e quindi se stai vedendo com'è casa mia in questo momento, non preoccuparti di niente, metterò a posto come Mary Poppins, così. Come si fa a lavorare lì? È facile. No, non è facile lavorare qua a Disneyland, un lavoro di enorme responsabilità, contate che tutte le persone che passano dalla boutique o dalle attrazioni, insomma, è gente che ha già pagato molto di biglietto o di hotel, quindi ha già speso parecchio. Perciò il servizio che noi dobbiamo offrire loro deve essere impeccabile, deve essere rasente alla perfezione. E poi soprattutto sono persone che arrivano da tutto il mondo, quindi ti parlano nella loro lingua e tu devi riuscire a capire, a formulare, a rispondere. Quindi non è per niente facile il lavoro qui. Ci sono dei casting appositi, sia dei casting per la parte spettacolo, sia dei casting per la parte staff tecnico, come ho fatto io. Vi lascio in descrizione il link del sito in cui dovrete iscrivervi e mandare il vostro curriculum in francese o in inglese. E vi lascio anche il link della prima live,
che su questo argomento che avevo fatto insieme ad Impero Disney. E tra l'altro un bacione enorme a Impero Disney che mi sta aiutando tantissimo a distanza, mi sta veramente vicino. Io infatti ogni volta che posto qualcosa su Facebook metto sempre l'hashtag Impero Disneyland, proprio perché mi piace l'idea di poter collaborare a distanza con persone così competenti e così ferrate in materia e così disponibili e bravissime. Le aspetto tutte, tutti i mod di Impero Disney, lo so che siete tanti, ma io vi aspetto tutti a Disneyland, quindi avvisatemi quando arrivate e non vedo l'ora di conoscervi, soprattutto Kerm. Ciao Kerm, io ti abbraccio d'orso! Quanto si paga mediamente per una vacanza a Disneyland? D'estate mi sento di sconsigliarlo a tutti perché ovviamente l'estate pieno così e ovviamente i tempi di attesa sono più lunghi. Prezzi migliori secondo me da gennaio a marzo. Un altro consiglio che mi sento di darvi è non prenotate tramite agenzia. No, non me ne vogliano le agenzie, ma ho speso molto di più prenotando tramite agenzia quando potevo benissimo andare sul sito ufficiale di Disneyland Paris, che è www.disneylandparis.com. Sicurissimo, puoi pagare con la carta di credito, nessuno ti rompe le palle. Vi consiglio sempre di prenotare la vostra vacanza, il vostro pacchetto all'interno degli hotel del parco. È vero che ci sono degli hotel esterni affiliati, ma vi assicuro che è la magia vera. Disney la trovate solo negli hotel del parco, quindi nei sei hotel che sono il Cheyenne, il Santa Fe, quelli che costano meno, il Newport Bay, il Sequoia Lodge, il Davy Crockett Ranch e vabbè l'hotel di Disneyland, insomma, che vabbè è un po' caruccio, nel senso se dovete fare una proposta di matrimonio andatevi. Gli hotel sono esterni al parco, ovviamente. Ma ci sono delle navette gratuite che vi portano in continuazione dall'hotel al parco, perciò non vi preoccupate sui trasporti, anzi, queste cose con gli hotel affiliati sì ci sono, ma magari sono più lontani, quindi anche lì giocatevela bene, poi se avete dei dubbi potete comunque scrivermi e sono lieta di potervi dare una mano. Gli orari sono duri da sopportare, gli orari di lavoro. No, io faccio 8 ore al giorno. Per 5 giorni con 2 giorni di riposo e quindi è un full time normalissimo. Chi magari ha gli orari un po' più tosti sono quelli delle attrazioni che lavorano per anche una decina di ore al giorno, ma loro hanno 3 giorni liberi al confronto dei due degli altri. Bisogna avere dei requisiti particolari per lavorare a Disneyland Paris. Beh, no, insomma, guardatemi, io se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. Disneyland Paris è la prima azienda che vedo che non fa discriminazioni di alcun genere. Sono 15.000 dipendenti, 15.000 sono tanti, from all over the world. Io ho già visto nani, giganti, persone grasse, persone magre, persone belle, persone meno belle. Cioè, veramente c'è di tutto. Quello che importa davvero è il tuo curriculum, la tua motivazione personale, quindi la tua determinazione. E boh, se loro vedono queste cose, non c'è bisogno di nient'altro. Devono vedere che tu vuoi lavorare lì e non perché è un lavoro a caso, ma perché è quel lavoro lì. Devi sapere l'inglese e il francese un minimo, sì. Anche nel caso volessi fare un lavoro non a contatto col pubblico, comunque loro ti parlano in francese, quindi come è stato il primo giorno di lavoro lì? Bello, io ero terrorizzata ovviamente, come chiunque penso, però è stato bello perché appena mi sono messa la divisa, noi abbiamo una divisa di lavoro, ogni boutique e ogni attrazione, ogni cosa ha la sua divisa, addirittura Disneyland Paris è il costuming più vario d'Europa, mi è parso di capire. Appena ho messo quella divisa e sono andata dietro le quinte, a tanto così dal parco, quindi mi bastava sorpassare la soglia della porta per entrare in scena, no? Loro la chiamano la scena. È stato bellissimo, cioè ero lì che dicevo, Dio, non sono pronta, il cartellino, la cosa, il beige, il cappotto. E poi ho detto, ma sì, andiamo. E allora sono andata proprio con questo sorriso, perché il team di lavoro è fantastico, però appunto il mio obiettivo finale resta quello di cantarci dentro. Voi nel frattempo seguite le mie mille, mille, mille peripezie qui su YouTube, ma soprattutto su Facebook. E
perché appunto vi ricordo di nuovo che uscirà un video molto importante direttamente su Facebook, dal momento in cui non lo posso caricare su YouTube, mi è stato subito bloccato tra l'altro. Se avete domande, se avete curiosità, se volete chiedermi qualcosa nel limite del possibile e delle regole, io vi risponderò molto volentieri. Potete scrivermi sia in privato che qui con un commento. E niente, io vi aspetto a Disneyland Paris. Mi raccomando, inseguite sempre i vostri sogni. Non mi stancherò mai di dire, io non voglio più sentire le frasi tipo sono stata obbligata a trovare quel lavoro perché no, voi vi dovete creare la vostra vita, la vostra fortuna, se vogliamo ritornare al discorso iniziale. Sono scelte vostre e quindi fate quello che volete fare. O lo fate adesso o non lo fate più, cioè insomma la vita è una, quindi godetevela, no? E venite a trovarmi. Ciao! Cioè, praticamente. Ricominciamo tutto. Dio, che palle! Non mi ricordavo più di essere così deficiente facendo videoblog. È impossibile sta cosa. Non so più parlare. Ma prima permettetemi. Della live. E adesso rifarò tutto perché ho fatto schifo. Che palle. Alla prochaine, mes amis. E a bientôt, a tout à l'heure. Ciao, vi voglio bene. No, non va bene.